parlarvi del mio paese dove abito, il mio paese dove gli abitanti del mio paese si chiamano proprio selvaggi, no, non si chiamano i selvaggi, li abbiamo soprannominati un po' tutti così. Voi vi direte, beh, i selvaggi non esistono più, no, io invece vi dimostrerò che ancora esistono, facendovi un confronto con le altre città italiane. Per esempio, prendiamo Roma, cioè Roma, te ti perdi, cammini per strada, la cosa bella è che ognuno si fa gli affari propri, quindi se vai da una persona, senti scusa, quello già ti guarda. Te, sei italiano? Lui, no, non sono italiano, cioè, sì, sono italiano. Senti, scusa, via Torino? Lui, non sono italiano, cioè, sì, sono italiano, non sono di qualcuno. Sì, perché è bello, perché sono proprio più diffidenti, proprio. Prendi uno straniero, vai là, scusi, senta, questo già ti guarda. Ma non perché non ha capito, perché già pensa che tu gli hai rubato 100 euro. Invece prendiamo il mio paese, te cammini per strada, ti fai gli affari tuoi, proprio guardi per terra, proprio te ne freghi degli altri, tu passi, loro passano e ti gridano: sexy! Ma siccome sono dei veri e propri selvaggi, cosa fanno? Oltre a gridare, tirano anche i sassi, se no non sarebbero dei veri selvaggi. Facciamo un altro esempio. Io, per esempio, ho fatto la valletta davanti a un altro. E cosa è successo dopo la registrazione? Che tutti quelli del pubblico mi hanno fatto i complimenti. Brava, brava, ragazze, vieni, vieni, facciamo una foto insieme alla valletta. Dai, 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 dai. O te ti posso aggiungere su Facebook. Dai, ti aggiungo subito. Dai, fai una valletta tra gli amici. O comunque, complimenti, sei stata bravissima. Cioè, ciao, ciao, grazie, grazie. E cosa succede? Che anche qua nel mio paese, ovviamente, qualcuno mi ha riconosciuto. E cosa succede quando cammini per strada? Loro, oh, guarda chi c'è la pallina, quella davanti a un'altra, sì, è quella lì davanti a un'altra. E anche loro ti fanno i complimenti, eh. Oh, scusa, ricordati che devi morire, anche tu, soprattutto tu, devi morire. Capiteli? Faccio un altro esempio, per esempio porti il cane a passeggio a Roma. Cosa succede? Che la gente, oh, che carino, guarda, quanto è dolce questo cagnolino, ma come si chiama? Cosa succede qua? Cosa succede qua? Che i selvaggi ovviamente non portano in giro il cane, ma portano in giro le belve. Quindi non è un cane, dietro l'apparenza un cane, in realtà è una belva. Che cosa fa? Essendo una belva è cannibala. Carnivoro, mi dice, io sono vegetariana, non conosco i termini. E quindi che cosa fa? Prende il tuo cagnolino e te lo sbrana. Quindi tu non è che porti, riporti a casa il cane, cioè lo proprio ti riporta proprio dal veterinario, perché proprio te l'hanno quasi ammazzato. No, ma è così, giuro. Oppure cos'altro succede? Per esempio il proprietario di casa, tu prendi in affitto una casa, la prendi a Roma, cosa succede? Che nel caso in cui hai una rottura, che non dipende da te, ma dipende dall'abitazione, perché mettiamo caso magari l'abitazione è troppo vecchia, il proprietario cerca di pagare lui il danno, perché ovviamente per legge la colpa è sua. Qua invece cosa succede? Il proprietario di casa, ecco cosa dice: ma sono cazzi miei, cazzo c'entro io, che sono cazzi miei, ma dimmi tu, ma sono cazzi miei, ma che sono cazzi miei, ma che c'entro io, oh, brutta, ma che sto scherzando, stiamo scherzando davvero, ma sono cazzi miei, cazzo c'entro, e così via, posso farvela tutta, e niente, potrei continuare anche fino a domani, ma andiamo avanti. Io cosa faccio per stare meglio, per sentirmi serena? Io prendo il treno e vado via. E quale treno mi piace? A me mi piace il regionale. Perché? Perché costa di meno, perché il regionale costa 10 euro, mentre l'Intercity 60 euro. Però perché? Perché l'Intercity sì, è il posto prenotato, tu nel biglietto tu hai il posto prenotato, la cabina 36, posto 6. E che cosa succede? Quando arriva il treno devi salire di forza, perché se no lo perdi. Sali e ti trovi nella cabina 1. Quindi te che hai la cabina 36 ti devi fare a piedi tutto il treno, fino ad arrivare alla cabina 36, che già il treno, tempo che sei arrivato, già ha fatto metà del viaggio, quindi già metà del viaggio l'hai perso camminando alla ricerca della cabina 36. Te arrivi, finalmente sei arrivato, questa è la cabina, ti avvicini, la vedi tutta piena, tutti i posti sono tutti già occupati, quindi controlli meglio, 36 sì, pure questo. Chiedi per sicurezza, scusate, cabina 36 o mi sono sbagliata? No, no, la 36.
No, perché qui c'è scritto che ho il posto 6, ma credo. Eh sì, perché qualcuno ti ha messo sopra il posto tuo. Giustamente ti sei fatta 4 ore di camminata per arrivare alla tua cabina. Nel frattempo, qualcuno ti ha messo seduto perché c'è sempre quello che non ha il posto prenotato. Quello c'è sempre. Quindi il signore, ah sì, questo qui davanti a me che c'ha il posto 6. Quindi gentilmente il signore si alza, ma nel frattempo che quel signore che ti ha occupato il posto se ne va via, perdi altri 15 minuti perché ha messo 50 valigie tra sopra e sotto, non so come ha fatto in 5 centimetri di cabina, lui c'è riuscito a metterci. Quindi nel frattempo che lui esce, tu da dietro gli gridi, beato te che stai in piedi, guarda, giusto perché c'ho proprio il posto prenotato, ormai l'ho pagato, perché sennò veramente anch'io starei piuttosto che stare qui in una cabina di 5 centimetri dove non si respira. Tu entri con la tua piccola valigia, che tu dici, dove la metto? Cioè, come ha fatto quella a mettercene 50? Eppure ti tocca tenere l'abbraccio perché non sai proprio dove metterla. Sempre in questi centimetri piccolo, proprio piccolissimo spazio in cui non puoi nemmeno respirare. Allora che cosa fai? Giustamente è più facile socializzare, quindi parli. Sentite, comunque, se posso esprimere una mia opinione, è meglio regionale dell'Intercity, eh. Cioè, poi posso. Ma vuoi scherzare? Ma l'Intercity ha il posto prenotato. Cioè, tu hai la sicurezza di stare seduto. Cioè, vuoi mettere? Insomma, non è che proprio tutta questa comodità non l'ho vista. Ma come? Stai scherzando? Poi, tra l'altro, secondo me, cioè, ci mettono lo stesso identico tempo, regionale e Intercity, eh. Cioè, il regionale arriva alle 10:40, Intercity alle 10:39, cioè lo stesso orario. Ma che stesso orario? Ma che stai scherzando? Cioè, l'Intercity arriva prima, sono 60 secondi prima. Vuoi mettere il confronto? Certo, ha ragione la signora, sono 60 secondi prima, per questo la prendiamo, perché arriviamo prima, ha ragione, vedi, ha ragione. E tutti che si danno ragione tra di loro. Ma 60 secondi non vedo. Zitta, vogliono dire arriva prima, arriva 60 secondi, sono 60 secondi, ma io non capisco questa mania di dover arrivare sempre prima. Anche quando tu scendi alla stazione di Roma Termini, a un certo punto tu scendi, cammini con un passo normale e ti vedi tutta la folla di gente che viene contro di te, tipo dei cavalli imbizzarriti, e te, oddio. Ma tu ti chiedi in quel momento in cui stai ricevendo 100.000 spinte, ma sta gente, dov'è che in Italia siamo tutti disoccupati? Cioè il 90% della popolazione è tutta disoccupata, dove corrono? Eh no, perché ci devono avere proprio il gusto di darti quella spinta, proprio il gusto di andare di corsa solo per darti la spinta. No, ma è così, funziona così. A Londra invece, a Londra mi è piaciuto il pullman è stata veramente la cosa che mi è piaciuta di più di Londra, mi è piaciuta di più perché non è un pullman, è una giostra, te sali proprio al secondo piano e ti sembra proprio di stare in una giostra. Io quindi come passavo la mia vacanza a Londra? Io mi mettevo alla fermata del pullman, cercavo disperatamente le fermate, il primo pullman che prendevo, che passava, lo prendevo, salivo e mi fermavo fino al capolinea per poi riprenderne un altro. Insomma, veramente. Ma come funziona il biglietto? Il biglietto a Londra tutti hanno la Oyster Card, che è questa specie di tessera che gli vale tutto un mese, una specie di abbonamento, ma più che abbonamento io direi un tesserino proprio di lavoro, che proprio gli timbra, perché loro proprio entrano e tutti timbrano il tesserino come se stanno entrando in ufficio. Quindi arrivo io, che sono l'unica con il biglietto giornaliero, che non lo fa nessuno, quindi l'unica sfigata che ha speso la bellezza di 30.000 sterline per questo biglietto, tutti ti guardano come se fossi un mostro, tutti puntano l'attenzione su di te, che sei l'unica che non timbra. Te non sai cosa fare con questo biglietto perché l'autista ti guarda, ma lì dall'autista gli fai vedere il biglietto lui. Ti guarda, ma che vuole questo? Cioè, ma che è sta cosa? Pensa che glielo vuoi regalare, quindi prende la mano, ah, tu gli fai no. Continua a guardarti, sei imbarazzata perché l'autista non capisce cosa sia questo biglietto. Tutti che continuano a puntare l'attenzione su di te perché non capiscono cosa stai facendo. L'ultimo l'autista che ti dà ti fa così. No, perché veramente succede questo. Ma io questi viaggi in cui io sto bene li faccio sempre da sola, sì, da sola, perché gli amici con me non vengono mai. Cioè, gli amici trovano sempre la stessa scusa, tanto, eh. Ah, no, senti, non posso, perché.
c'ho sonno, cioè, no, veramente, cioè, ma posso vincere, ma io non c'ho soldi. Ma magari l'unica povera sei te, e loro sono... No, veramente, posso spendere, so, cioè... Scusa, ti va se andiamo a fare una passeggiata sotto casa? Lì non spendi... No, ma non... Ti ho detto, non c'ho soldi, non posso, non c'ho soldi, non posso... Sotto casa, ti offro io il pranzo, ma non c'ho soldi, non c'ho soldi, hai capito? E quindi vado sempre da sola, ma sono contenta che vado da sola perché sto bene. Grazie per avermi ascoltato.